Ogni tanto penso, girando un po' al nome del Santo Padre, dove c'è il parroco povero, la parrocchia è ricchissima. Dove c'è il parroco ricco, povera gente. È proprio così. Io penso che il vostro giovane parroco, Don Marco, che un mese fa non ci conoscevamo, è arrivato al nostro ufficio, all'indirizzo della posta elettronica comune, una semplice lettera, 10 frasi. Da 3 anni pensavo come mettere il Vangelo in pratica, come mettere le parole di Papa Francesco in pratica. Ecco, con i miei fedeli abbiamo preparato un luogo dove possiamo accogliere Gesù. Vi ricordate? Lui stesso diceva: ero nudo, stavo in carcere, ero malato, possiamo aggiungere ero vagabondo, ero divorziato. Lui si identifica con queste persone. E quando arrivano migliaia di lettere da tutto il mondo, ma lui mi ha colpito proprio. Non era facile contattarlo, perché quando lo chiamavo con il telefonino lui non rispondeva, almeno per 2 settimane. Poi, quando finalmente l'ho beccato, mi ha detto: lei sa, non conoscevo il numero di telefono, quindi non potevo, aveva paura. Gli ho detto: stai attento, perché quando arriva l'arcangelo Michele... No. Ma finalmente poi ci siamo sentiti. Ma io, guardate, da questa lettera sentivo il bisogno di venire qui. Ho detto al Santo Padre: devo andare lì, in Calabria. Allora dal suo magazzino privato abbiamo caricato tante cose che la gente ci offre al Santo Padre, per portare qui al dormitorio dove viene celebrato Gesù stesso.